vigilia del primo turno dei playoff in questo campionato eccezionale che l'Unione Sportiva Grosseto ha disputato, non si può dire meno sta disputando, ha disputato, allora è giusto poter fare un bilancio con la speranza magari di continuare a vedersi settimanalmente con il capitano del Grosseto Andrea Ciolli. Andrea, un campionato che un sogno, chi è che poteva all'inizio preventivare un... Si parlava di salvezza anticipata, a volte c'erano anche le preoccupazioni di non partecipare, c'erano insomma grossi pericoli, e invece tutto con gli sforzi di Mario e Simone le cose sono andate nel migliore dei modi e oggi siamo qui a parlare appunto con te di questo sogno che continua, salvezza anticipata raggiunta anticipatamente, poi domani andiamo, io non dico il Grosseto Vallecco, andiamo a Lecco per disputarci questo primo turno, per giocarci questo primo turno di playoff. Campionato, è stato un campionato bellissimo, un campionato importante per noi, tanti ragazzi, era la prima esperienza tra professionisti, abbiamo dimostrato di poterci stare bene. E siamo partiti come sempre con tanta voglia di fare, con tanto entusiasmo, abbiamo avuto delle difficoltà come tutti, ma abbiamo dimostrato comunque di essere una grande squadra, un grande gruppo. E questo comunque è frutto di tanto lavoro, di tanta applicazione, di tanta umiltà, di lavoro settimanale che credo sia fondamentale. Domani andiamo a fare una partita inaspettata, una partita che per noi è un coronamento di un sogno che è partito da luglio, tanti di noi insomma abbiamo iniziato a lavorare a luglio. Andiamo là senza niente da perdere, con entusiasmo, con voglia di fare, dobbiamo vincere per passare il turno, quindi niente, abbiamo preparato la partita in modo perfetto e sono sicuro che vada come vada comunque faremo una grande partita e sarà una giornata importante per tutti noi. Siamo sulla cresta dell'onda, nell'occhio del ciclone, in senso positivo di tutta la stampa sportiva nazionale e non solo. Un campionato dove Grosseto con molti ragazzi della nostra città, della nostra provincia o zone limitrofe ha a maggior parte mai partecipato a campionati professionistici e invece siamo qui pensando anche quando intanto salutiamo il bomber numero 11 Elia Galigani a giocarci questo turno di playoff e siamo nell'elite del calcio professionistico a livello di Serie C. Sì, per noi deve essere, per noi diciamo è stato un traguardo perché il nostro obiettivo, l'asticella diciamo si è alzata giornata dopo giornata. Noi vogliamo far bene, siamo una squadra che come ti ho detto è partita dal basso, a pensare a 2-3 anni fa dove eravamo, insomma ora siamo qui a fare un playoff nazionale con le migliori squadre a livello italiano. Quindi siamo consapevoli della nostra forza, abbiamo rispetto dell'avversario, ma come sempre non abbiamo paura di nessuno, quindi andremo là a fare una partita, una grande partita, ne sono sicuro. Poi al di là di tutto il bilancio è più che positivo. Andrea, io ti ringrazio della tua disponibilità qui ai nostri microfoni. Grazie a voi. Grazie anche alle riprese di Raffaello Milani questa mattina e devo dirti buon viaggio perché ora grazie. Sono le 11:05 esatte. Fra circa 2 ore partite, pertanto dovete mangiare anche un boccone e fare la doccia, pertanto sì, veramente grazie di tutto, grazie estendi anche il mio saluto personale di Grosseto Sport ai ragazzi grazie. Per tutto questo bello, tutto di buono ci avete fatto vedere in questo campionato. Un saluto a tutti, ciao.